Cremlino, giuramento di Putin, sconvolgente discorso ai cittadini. Nella maestosa cornice del Cremlino, sotto un'insolita tempesta di neve, il presidente russo Vladimir Putin ha prestato giuramento per il suo quinto mandato. La cerimonia di insediamento è stata segnata dalla solenne promessa sulla Costituzione e da un discorso che ha sottolineato la posizione della Russia nei confronti delle relazioni internazionali. Durante il suo intervento, citato dall'agenzia di stampa RIA Novosti, Putin ha affrontato il tema delle relazioni con l'Occidente con toni da diplomatico, pur traendone un bilancio critico. La Russia non rifiuta il dialogo con i paesi occidentali, la scelta spetta a loro. Vogliono continuare a cercare di limitare lo sviluppo della Russia, continuare la politica di aggressione, pressione sul nostro paese che non è cessata da anni, o guardare ad una via per la cooperazione e la pace. Nel suo discorso, il presidente russo ha anche reso omaggio ai soldati coinvolti nell'operazione militare speciale in Ucraina, una mossa che riafferma il sostegno del Cremlino alle sue forze armate impegnate nel conflitto. Nonostante le tensioni internazionali, la cerimonia ha visto la partecipazione degli ambasciatori di 6 nazioni, segno di una certa apertura diplomatica. Tra questi, secondo quanto riportato da Radio Liberty, figurano rappresentanti di Francia, Ungheria, Slovacchia, Grecia, Malta e Cipro. Questo quinto mandato si apre quindi in un clima di forte polarizzazione internazionale, con la Russia che continua a cercare un equilibrio tra affermazione di potenza e dialogo diplomatico. Mentre la comunità internazionale osserva con interesse e preoccupazione gli sviluppi futuri. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.